Buongiorno amici di Nexus Lab, sono Alessandro e vi presento il PhonePad, il tablet da 7 pollici di Asus che vuole praticamente creare un ibrido tra tablet appunto e smartphone. Infatti anche nella presentazione che è appena finita abbiamo visto come la casa taiwanese vuole che questo dispositivo sostituisca in toto sia lo smartphone sia il tablet più grande. Architettura utilizzata da Asus, un'architettura Intel, nello specifico lo Z2420 Intel Atom da 1.2 GHz. Come potete vedere la struttura è metallica, non uno dei metalli più rifiniti che abbiamo visto, però comunque considerando il prezzo da 229 euro, che uscirà ad aprile, il tablet si può stringere, si può chiudere un occhio. Abbiamo 1 GB di RAM, andiamo a vedere la versione di Android, la 4.1.2. Troviamo un'interfaccia piuttosto pulita, come al solito Asus non interferisce troppo con l'interfaccia, infatti il drawer è comunque simile ad Android stock. Abbiamo però alcune applicazioni particolari, per esempio il multitasking, vediamo come è suddiviso in questa maniera. Abbiamo sia la possibilità di vedere tutte le applicazioni e di chiuderle tutte insieme. Andiamo a vedere i nuovi servizi che ha aperto Asus Story, che ci consente di fare un merge tra diverse foto e creare un fotolibro praticamente dedicato. Proviamo a prenderne, selezioniamo tutte, lui processa in automatico, ci crea questo fotolibro che adesso faccio vedere. Possiamo anche aggiungere diversi elementi particolari tipo mappe o scritte. Abbiamo anche Asus Studio che ci permette di anche qua andare a modificare di foto e altri aspetti. Per esempio qua abbiamo la bacchetta magica, possiamo andare a scrivere direttamente sulla foto e fare altre operazioni di questo tipo. Troviamo Chrome preinstallato, ma troviamo anche il browser il vecchio browser di default che siamo abituati a trovare. Grande focus anche sull'audio, abbiamo Audio Wizard che ci permette di selezionare che tipo di equalizzatore vogliamo per il Movie Mode, Recording Mode, Music Mode, eccetera. Per il resto un tablet che dovrebbe appunto uscire ad aprile anche in Italia, due colori presentati, 9 ore la sua durata della batteria, abbiamo solo una fotocamera da 1.2 megapixel anteriore, ma esiste anche un'altra versione con una fotocamera posteriore. Lo storage interno è di 16 giga, invece in America sarà commercializzato già il mese prossimo a 249 euro. Un saluto da Alessandro per Nexus.